Rossi, una buona prestazione nel primo tempo, però non è bastata. Sì, credo che abbiamo fatto oggi una buona partita. Abbiamo preso gol su una palla inattiva dove potevamo stare più attenti, poi nel secondo tempo abbiamo resistito, diciamo, al loro forcing nei primi 20 minuti in cui cercavano raddoppi, poi alla fine abbiamo preso un gol su una ingenuità e da lì la partita è finita. Dispiace, comunque credo che oggi non ci possiamo recriminare niente. Ecco. Subito dopo il primo gol del Perugia c'è stata la trattenuta, cosa ci puoi raccontare sull'episodio che ti ha visto protagonista? Ma secondo me c'è poco da raccontare. Hai protestato tanto? A me sembrava rigore netto, però se l'arbitro non l'ha dato si vede che per lui non riteneva la trattenuta abbastanza importante. Comunque è difficile, perché quando sei ultimo in classifica ti spingono sempre più giù, quindi è normale, andiamo avanti. Ci poteva stare anche un doppio giallo sul giocatore del Perugia che ha fatto fallo su Osugi? Sa sempre essere di le solite cose, insomma. Sei ultimo in classifica, quindi cercano di darti insomma, è difficile poi in trasferta, non parliamo di queste cose. Dispiace, perché comunque se ci dava rigore, diciamo, a fine primo tempo, forse era un secondo tempo diverso, però stiamo parlando del nulla, quindi niente, andiamo avanti, archiviamo anche questa partita qua e pensiamo alla prossima. Da questo finale che cosa ti aspetti, con che spirito scendi in campo? È dura, comunque quando i risultati non vengono è dura riproporsi ogni sabato, però dobbiamo avere la forza mentale di dare tutto noi stessi, però comunque anche per la dignità di tutta la squadra, tutta la città. Ecco. L'impegno massimo, sono 7 partite, dobbiamo sputare sangue fino alla fine, non regalare niente che abbiamo fatto oggi e poi avremo la coscienza pulita alla fine. Abbiamo dato tutto, sappiamo che abbiamo dei limiti, però l'importante è l'impegno, non deve mai mancare, dobbiamo correre il doppio degli altri.